Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Domenica 26 luglio, ore 12:35. Cheat day, anche se ormai possiamo chiamarlo Man vs Food Day. Sarò sincero, le ultime challenge, quelle cheat meal, non mi hanno soddisfatto particolarmente, anche perché erano singoli alimenti, diciamo tutti dello stesso tipo, non c'era molta variazione. Questo mi ha portato sì a riempirmi, non sempre, ma più che altro mi ha stancato come sapori, come gusto, e onestamente non è il massimo. Era molto meglio ai tempi delle calorie challenge, e quindi ho pensato è tempo di tornare alle origini. 10.000 calorie challenge, ragazzi, si torna alle origini, si torna a fare sul serio, ma questa volta sarà diverso, non sarà in 24 ore o in 12 ore, questa volta sarà soltanto in una ora, massimo un'ora per distruggere 10.000 calorie. Queste sono 10.000 calorie, ora vi mostro nel dettaglio tutto questo ben di Dio. Come parte dolce abbiamo cereali, gran cereale, latte di mandorla, biscotti della Milka con nocciole, Bounty, i miei cioccolatini preferiti, biscotti della Pandistelle, i bisco crema, favolosi, i pon di motta al cioccolato, questi fanno veramente paura, una Red Bull Zero, zero calorie, non zero zuccheri, e del buon tè al limone. Parte salata, abbiamo stavolta Burger King, niente McDonald's, mi ha stancato. No scherzo, McDonald's non stanca mai, però avevo veramente voglia di provare Burger King. Abbiamo qui un... dovrebbe essere, vediamo... il nuovo Fresh King. Edizione estiva, Fresh King. E qui il Chicken Fresh King. Ovviamente non è finita qui. Le patatine Fresh Fries, se non mi ricordo male, dovrebbero chiamarsi così. Praticamente questo è il menù estivo, edizione limitata. Guardatele qua, che belle. Le Chili Cheese Bites. Dovrò essere formaggio e jalapeño, se non sbaglio. E per restare un po' healthy, un'insalata con pollo grigliato. Una patatina dispersa. Due coche king size, coche zero ovviamente, e ovviamente non potevo farmi mancare il dolce finale, tiramisù fatto in casa da mia mamma. Questa è veramente una bomba calorica, contando che non è un tiramisù originale, ci abbiamo messo anche cocco a pezzi e latte di cocco. Datemi qualche minuto, per voi qualche secondo, per riscaldare questo ben di Dio e poi cominciamo. Perfetto, ora ci siamo, ma stavo dimenticando una cosa importante. Come da prassi, il check fisico. Prima di cominciare, volevo ricordarvi che se ancora non vi siete iscritti al canale,
fatelo subito così non vi perderete nessuna challenge Man vs Food e molti altri video fantastici. Ovviamente è gratis. E perché no, seguitemi anche su Instagram, così potrete vedere i relax cheat day della domenica e molto altro ancora. Vi lascio il link in video in descrizione. Ma basta parlare, è tempo di mangiare. Fascia la battaglia. Diamo un'ultima sistemata. Ah, mi ero dimenticato. L'Indoor cioccolato bianco. Questo, ragazzi, in Italia è praticamente introvabile. Infatti l'ho comprato in Spagna. È veramente fantastico. E mi ero dimenticato di presentarvelo prima. Direi di cominciare dal salato, quindi spostiamo tutta la parte dolce. Altra cosa molto importante, per evitare che si spenga ancora, o meglio, si fermi ancora la registrazione della GoPro, visto la capacità non molto alta della SD, avrò una seconda camera con me, quella dell'iPhone, così in caso di emergenza è già pronta e in più avrò altre inquadrature, anzi per sicurezza controllo se si è avviata. Ok, tutto perfetto. E questa 10.000 calories challenge in massimo un'ora abbia inizio. 3, 2, 1, timer partito. Cominciamo dal Fresh King. Mamma mia, guardate qua che spettacolo. Buonissimo. Qui dovrebbe esserci dentro, beh, carne di manzo, cipolle fritte, pomodori secchi e, se non sbaglio, provola. Devo dire che è davvero buono. Ho mangiato veramente poche volte la Burger King nella mia vita e potrei contare sulle dita di una mano, ma si conferma che è nettamente superiore ai panini di McDonald's. Non attaccatemi, perché la carne di Burger King è superiore, ma nettamente, non c'è storia con quella di McDonald's. Quella di McDonald's è in sapore. McDonald's va fortissima sulle salse, perché le salse di McDonald's fanno paura. La salsa che c'è nel Grand Crispy è qualcosa di fuori dal normale, ma qui la carne non c'è storia, buonissima. Non sapendo cosa prendere, comunque mi sono preso i nuovi menu fresh, quelli edizione estate, menu, i panini e le patatine, perché veramente c'era un'ampia scelta e non sapevo cosa prendere. Tipo i Bacon King, quelli che non, diciamo, quelli più popolari, però non li avevo mai provati, e dicendo, beh, visto che è la prima volta che vado da Burger King negli ultimi anni, perché non provare quegli stili? Per tutti gli altri ci sarà tempo, magari in una challenge, una Burger King challenge. Cosa ne dite? Se vi può piacere l'idea, scrivetelo nei commenti. Tanta roba. Dato che McChicken Variation o quelli di Busty Heinz, My Selection, questi ragazzi sono veramente buoni. Direi di bere anche un po' di coffee zero. Sempre dissetante. Proviamo queste bites, come si chiamavano, le chili cheese bites, dovrebbe essere formaggio e jalapeno forse. Mettiamole da vicino, anzi apriamole, sentite il crunchy. Me l'ho scordato. Con la seconda telecamera forse si vede meglio. Comunque buone. No, non è che buone. Ottima scelta è stata.
non eccessivamente piccanti, ma si sente tutto il gusto del peperoncino, non sento il sapore, che unito al formaggio è una bomba. Ultimo pezzo di queste chili cheese bites. Sinceramente avrei preferito più piccanti, perché io amo il piccante. Proviamo queste fresh fries. Devo abituarmi alla seconda camera. Buone. Adesso andiamo con il fresh chicken king. Qui è rimasto attaccato un pezzo di pane, vabbè. Cosa abbiamo qui dentro? Praticamente lo stesso del fresh king, solo che al posto del manzo c'è il pollo. Pollo fritto impanato. Taste test. Buono anche questo. Anche il pollo nettamente superiore a quello di McDonald's. Ultimo morso di questo fresh chicken king. Ci rimango solo le nostre fresh fries, che non posso paragonare alle patatine di McDonald's, perché semplicemente così McDonald's non le ha, quindi imparagonabili. Comunque sono veramente buone. Ve li consiglio, provateli. Ultima fresh fries. Nel salato, anzi no. Stavo per dire che il salato è andato, invece no. Perché c'è ancora l'insalata di Burger King. Ovviamente non conto le calorie di tutti i liquidi della challenge, sia chiaro. Sto dicendo che l'insalata tengo, diciamo, non dico per ultima, però per dopo, perché nel caso il dolce mi stanchi, almeno ho qualcosa di salato da mettere sotto i denti. Direi di passare ai cereali, i mitici cereali della Gran Cereale. Questi Oreo, se non sbaglio, erano quelli al cacao. Torta, sono classici con mix cereali croccanti e mandorle. Immagino che siano ultra buoni anche questi. Dopo i 4 kg di cereali challenge, vederli così sembrano veramente pochi. Veramente pochi. Andiamo con il nostro latte di mandorla. Ne teniamo un po' anche per i biscotti, ovviamente. Il nostro bel cucchiaio. Porzioni giganti, meglio farli vedere qui. Le porzioni quelle più piccole. Qui, guardatele qua, che spettacolo. Con il latte che goccia. Taste test. Buoni. Si sposano, che è una meraviglia, con il latte di mandorla. Molto buono. Mi sono passati 20 minuti, incredibile. Devo darmi una mossa. Comunque è veramente tanta roba questi cereali, perché è proprio un misto di cereali. C'è del farro soffiato, il riso soffiato, granola e cornflakes, mi sembra. E in più le mandorle. Con il latte di mandorla, una bomba. Bene, anche i cereali sono andati.
cosa possiamo mangiare adesso? Direi buon dì. Buon dì. Al cioccolato. Questa è una vita che non li mangio. L'ultima volta avrò avuto 12 anni forse. Quindi immaginatevi voi. Ben ricordo però, è ancora vivo nella mia mente, erano buonissimi. Guardate qua ragazzi, dovrebbe esserci del cioccolato anche all'interno. Perfetto, non si vede niente. Quando lo troveremo ve lo farò vedere. Come mi ricordavo, sono buoni. E bruciati nel latte, ancora di più. Di cioccolato ce ne entra veramente poco, però vabbè. E anche buon dì. Finiti. Cacchierola. 34 minuti sono passati. Però dai, siamo arrivati a metà. Andiamo con i biscotti della Panistelle. La disco crema. I disco crema. 6 confezioni da 2. Eccoli qua, amici. Superiori ai Nutella Biscuits, secondo me. Devo assolutamente velocizzare i tempi. Ti sente tutta la crema dentro, pastosi. Ultimo biscotto, biscotto crema. Passiamo all'indoor. Boom. Anche il cioccolato indoor bianco è finito. Direi di passare a questo punto all'insalata. 20 minuti. Sarò sincero, non mi aspetto grandi cose da insalata. E poi lo buono. L'insalata non è niente di speciale. Insalata. Però pensate che costa di più di un menù normale. Cioè, pazzesco, la sua insalata. Oggi pomodoro il crudine in insalata. Anche questa insalata non è molto buona, è andata. Passiamo ai cookie nut della Milka. 8 biscotti XL. Questi sono veramente spaventosi. Prendiamo qui il nostro lattuccio, oh, una foglia di insalata nel latte. No, molto buona. Questi sì, molto buoni. Vediamo come siamo messi. 13 minuti, porca puttana. Scusate. Arriviamo, devo fare in fretta. E anche i cookie della Milka sono andati. Il resto no. Che mi sono fatto in casa dalla mamma. E Bounty. Questi adesso saranno veramente tosti da mandare giù. 6. Anche le figlie d'oro adesso sono cacchi. Belli pieni di cocco.
Beh, dai, dai. Ho bisogno di aiuto della cochina. Ma è estremamente pastoso. Dai, 6 minuti per tirarmi su. Non va giusto le cacche di banchi, sono troppo pastose. Tirami su, vado in casa. Variante a cocco. Tristesse. Anche se in realtà so già com'è. Un po' pesantuccio. 4 minuti. Posso farcela. Ormai ci sono. E con l'ultimo cucchiaio di questo tiramisù fatto in casa si conclude qui questa 10.000 calorie challenge in un'ora. E con 2 minuti e 26 secondi di anticipo. Per un attimo ho temuto di non farcela, dico la verità. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, un commento e condividetelo più non posso, così contribuirete a far crescere il canale e io ve ne sarò eternamente grato. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi, così potete vedere oltre al Members Book Challenge anche fitness, allenamenti e dieta, piatti fit e vari vlog. Vi divertirete ed è gratis. E se volete rimanere con me 24 ore su 24, 7 giorni su 7, seguitemi anche su Instagram, così potete vedere allenamenti, pasti giornalieri, cheat day della domenica e vari momenti della mia vita ovviamente. Vi lascio il link in video, in descrizione. Questo episodio di Man vs. Food termina qui, ma noi ci rivedremo presto in un prossimo video.